Ciao a tutti, oggi siamo a Igne, frazione di Longarone, provincia di Belluno, e vi faremo vedere il ponte di Igne, conosciuto anche come ponte tibetano del Veneto o come passerella di Igne. Prima capiamo che cos'è Igne. Igne è una frazione del comune di Longarone che ha mantenuto la sua identità dopo la tragedia del Vajont, tragedia che ha distrutto il capoluogo, cioè Longarone, diventando così testimone e conservatore di usi, costumi e valori della tradizione di questa comunità. È doveroso preservare le proprie radici per darne testimonianza alle future generazioni. Questa è stata terra di emigrazione che ha fatto conoscere e apprezzare in molte parti del mondo l'operosità, l'intraprendenza e l'ingegno della nostra gente. La passerella ne è diventata il simbolo. Quindi noi stiamo per farvi vedere il simbolo di Igne, il simbolo anche dell'operosità di questa gente e del suo ingegno, in particolare dei teleferisti di Igne, di Soffranco e di Longarone, perché proprio ai teleferisti, quindi ai costruttori di teleferiche, che servivano a portare i materiali dall'alto delle montagne, da una posizione sopraelevata giù a valle, ecco, proprio ai costruttori di teleferiche è dedicata questa passerella, questo ponte, il ponte di Igne. Andiamo a vedere la targa, perché è stata apposta una targa proprio per ricordare i teleferisti. Se vuoi fare una panoramica prima, poi inquadriamo la targa, vedi tu. Questa è la targa ai suoi figli teleferisti che su ardimentose, aeree, veloci vie, per quasi un secolo calarono intatto a valle il duro frutto del bosco, Longarone dedica. 1976, targa di dedica del ponte ai teleferisti di Igne, Soffranco e Longarone che erano famosi in tutto il mondo, non solo in tutta Italia. Adesso andiamo giù al ponte e vi darò qualche ragguaglio che lo riguarda. Divieto di praticare bungee jumping, parapendio e qualunque altro sport o attività che non corrisponda alla normale e corretta fruizione della passerella. Attraversare la passerella in fila indiana, non in coppia o gruppo di persone, tenere una distanza da chi ci precede e segue di almeno 2 metri durante l'attraversamento, adottare un passo non cadenzato. Divieto di correre o saltare mentre si attraversa la passerella. Questo perché la passerella barcolla e non è adatta per niente, anzi è fortemente sconsigliata a chi soffre di vertigini. Poi ve la riprenderò io, andrò solo io, non andremo in due, andrò solo io a fare avanti e indietro. Che dire di questo ponte? Rosso sta a indicare probabilmente la passione dei teleferisti, anche gli incidenti che sono avvenuti ai teleferisti. I teleferisti operavano moltissimo nell'Ottocento e anche operarono per gran parte del 1900 fino a metà Novecento e anche di più. Questo ponte è stato dedicato, costruito e dedicato ai teleferisti negli anni 70, costruito nel 73, la targa che avete visto risale, se vi ricordate, al 76. È lungo 120 metri ed è alto circa 125 metri, 130 metri. È proprio un ponte sospeso nel vuoto,
sul vuoto, perché sotto c'è un burrone che poi vi inquadreremo, proprio un precipizio, una gola, un orrido, e vi scorre il torrente Mae. Quindi saremo poi sopra, andremo sopra, proprio sospesi nel vuoto, sopra il torrente Mae. Adesso vi farò fare un giro. Il ponte è stato rifatto recentemente, è stato rifatto, è una parola grande, è stato, diciamo, messo a posto, ristrutturato, mi pare addirittura quest'anno qui, non sono sicura, comunque veramente veramente di recente, e quindi adesso è perfettamente accessibile e penso sia anche illuminato perché vedo il LED, quindi è anche illuminato di sera, credo. Essendo accessibile e potendoci andare, noi ci andiamo insieme. Adesso vi porto sul ponte. Ecco qua, adesso ci facciamo un giretto. Il ponte barcolla e ondeggia. Ecco perché è caldamente sconsigliato saltarci sopra e anche bisogna mantenere una certa distanza fra una persona e un'altra. Il legno scricchiola. In realtà per me è stupendo camminare quassù. Vediamo se riesco a inquadrarvi cosa vedo giù. E sopra. Ecco andiamo un po' avanti, poi vi faccio vedere l'altra parte. Vedete lì il Mae. Il ponte ondeggia parecchio, per me non è assolutamente un problema, anzi, però sono da sola perché qualcun altro soffre di vertigini e quindi non poteva inquadrarmi, ma non importa, si fa lo stesso. Quindi se soffrite di vertigini non venite qua perché veramente sentite il ponte che barcolla tantissimo e ondeggia sotto di voi, quando sotto di voi non c'è nulla se non il vuoto e il mare. Se riesco a, ok, a ridurre un po', così vedete meglio. Ok, poi
Poi proseguendo da questa parte c'è una bellissima passeggiata nel bosco e poi si arriva presso altre frazioni, altri magnifici paesini, tutti da vedere, tutti da scoprire. Eccoci. Anche da questa parte ovviamente c'è l'indicazione, anzi ci sono le indicazioni per un corretto attraversamento del ponte. Per di qua la vista è bellissima lo stesso da questa parte. Adesso non vi rifaccio fare il ponte con me, andiamo direttamente di là, torniamo e vi dico un'ultima cosa su questo ponte di Igne, su questa passerella, ponte tibetano dedicato ai teleferisti. L'ultima informazione che è doveroso dare sul ponte di Igne non l'avrei mai voluta dare in realtà. Ma diciamo le cose come stanno, questa passerella è conosciuta anche come Ponte della Morte. I ponti della morte in Veneto purtroppo sono tanti. Il più famoso non è questo, è quello sull'Astego che collega Crespano a Paderno del Grappa. Ma anche questo purtroppo non è tanto da meno perché diverse persone hanno scelto di togliersi la vita gettandosi da qui e quindi non è infrequente trovare lungo il ponte, oggi è collocato qui un fiore, comunque trovare dei fiori o dei ricordi lungo il ponte, lungo la passerella, oggi lo vedo qui, l'anno scorso ce n'erano un paio più avanti. Io penso, suppongo che questo fiore serva proprio a mantenere viva la memoria di chi non c'è più, di chi ha scelto di porre fine alla propria vita e alle proprie sofferenze gettandosi da qui. Credo sia per questo, poi non lo so, magari è per qualche altra circostanza, però ecco, non è infrequente, ripeto, trovare dei fiori, soprattutto fiori o altri nastrini, pupazzetti lungo la passerella di Igne. Magari riesco a mettervi un'immagine che ho dall'anno scorso, una fotografia che ho fatto l'anno scorso sul ponte. Erano fiori, ma erano diversi. Ecco, questo. C'è chi viene attratto da idee non troppo belle e decide di venire qua a finire di soffrire e a queste persone va tutto il mio rispetto ovviamente. E che altro aggiungere? Io non ho idea di perché ci si possa buttare da un ponte così se non per una sofferenza indicibile. E una caratteristica che si prova, cambiando discorso, una caratteristica che si prova attraversando il ponte è effettivamente, sì, cambio discorso ma non troppo, è effettivamente una certa attrazione per il vuoto e può capitare di sentire anche un istinto, un impulso a guardare giù, a sporgersi un po' troppo. Questa attrazione per il vuoto ha anche un nome in psicologia, si chiama proprio The Call of the Void, cioè il richiamo del vuoto. Il nome in realtà, il nome vero è francese ed è Appel du vide, cioè l'appello del vuoto.
E uno sente di rispondere all'appello del vuoto, sente il richiamo, in inglese the call, e il richiamo del vuoto. È un richiamo che conosco molto bene e che conosce chiunque abbia dimestichezza con le altezze, con il volo, chi fa parapendio, chi fa deltaplano, chi ama andare sulle terrazze più alte degli edifici di più piani e guardare giù. Ecco, anche questo ponte per me è stupendo proprio per il richiamo del vuoto, che ha tantissimi risvolti psicologici. Per me, personalmente, vuol dire ammirare la libertà, vuol dire libertà. E per altri, non lo so, tante, tante altre cose, penso, tanti altri sentimenti e sensazioni. Noto adesso che il ponte è decorato, forse per Natale. Quindi non è infrequente, è possibile trovare degli omaggi a chi non c'è più, a persone che non ci sono più, ovunque vi sia un ponte particolarmente sospeso nel vuoto, e questo non è da meno. È un'informazione triste, difficile da raccontare. Onestamente penso di aver fatto anche abbastanza schifo, ma non importa, dovevo dirvela. L'importante è non credo, poi vabbè, fare le prediche è sempre facile. L'importante è non cedere a questi momenti di sconforto e di disperazione, perché non portano a niente di buono. Penso che il pensiero di farla finita sfiori tantissimi di noi, ha sfiorato anche la sottoscritta, non lo nego, tanto tempo fa, però poi passa. Se si ha un po' di pazienza in più, si nota che la situazione non è così disperata come sembra, si va avanti e magari si riesce anche a essere felici. E io chiudo il video non solo con l'invito ad amare quest'unica vita che abbiamo, e ogni giorno è straordinario in qualche modo, ne andiamo avanti, ma lo chiudo come devo chiuderlo, cioè con l'omaggio ai teleferisti. Quindi perché è stato costruito un ponte sospeso nel vuoto? È stato costruito un ponte sospeso nel vuoto per omaggiare persone che per 2 secoli, in particolare nell'Ottocento e nel Novecento, hanno trascorso la vita sospesi nel vuoto, perché venivano giù anche loro dalle teleferiche, quindi hanno costruito le teleferiche e tante volte sono venuti giù anche loro, alcuni sono pure morti. I teleferisti vivevano sospesi, lavoravano sospesi nel vuoto, e il ponte dedicato a loro è un ponte che secondo me è più bello di così e più adatto, più azzeccato di così non poteva essere, perché è un ponte sospeso nel vuoto, è una sorta di teleferica orizzontale, non certo pendente, però una teleferica orizzontale che unisce, che collega 2 parti del Bellunese, e poi c'è l'idea di ponte, il ponte che unisce. Non è un muro che divide, è un ponte, e il ponte collega. Collega e passa anche il vuoto. Riesce a passare e a collegare, a unire persone, luoghi apparentemente impossibili da collegare e distanze apparentemente impossibili da colmare. No, i ponti ce la fanno, e quindi chiudo con l'esortazione ad amare la vita e a costruire ponti. Ciao e grazie.